caffè? Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800-03-0407. Nello spazio ristorante dell'Iper Pescara all'interno del centro commerciale Pescara Nord di Città Sant'Angelo, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi ritrova con simpatia e affetto il primo cittadino, il sindaco Gabriele Florindi, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo Montepulciano del San Lorenzo di questa grande azienda a questo nostro incontro. È un piacere, sindaco. Grazie, grazie per l'invito. Davanti a noi la torta pasqualina con cui inizieremo questo nostro lauto banchetto, ma poi seguiranno piatti tipici delle tradizioni enogastronomiche della nostra regione. È un piacere esserci in questa struttura che è ormai un punto fisso per lo shopping, ma anche per trascorrere delle ore liete all'insegna degli odori e dei sapori della cucina tipica regionale. L'Iper Pescara che vi aspetta tutti i giorni con prodotti a chilometro zero, con la cortesia e la professionalità dei suoi interpreti quotidiani. È bello esserci all'Iper Pescara e noi torniamo sempre molto volentieri, non solo a fare la spesa, ma anche a trascorrere delle ore in tutto relax. Sindaco, la ritrovo in splendida forma, io le auguro buon appetito con... Grazie. Degli ottimi piatti, poi ci saranno delle sorprese che lo chef dell'Iper Pescara ci ha preparato per questo nostro particolare incontro. Buon appetito. Grazie. Sindaco, ricordo una struttura che è aperta anche per essere a vostra completa disposizione, tanti, tantissimi articoli, la convenienza è di casa all'Iper Pescara, questa struttura che è davvero meta fissa per tante persone che arrivano anche da fuori città, da fuori provincia, al centro commerciale Pescara Nord. E noi ci troviamo all'Iper Pescara per iniziare questo nostro incontro con il sindaco Gabriele Florindi. Vogliamo iniziare dalle ore e dalle note liete o da quelle meno liete, sindaco? Come vuoi tu. Sei tu il maestro d'orchestra. Simpaticissimo. Sindaco, dobbiamo lamentare da qualche giorno a questa parte una giunta diversa dal solito, da quella che lei aveva formato per questo suo secondo mandato, perché vogliamo ricordare anche a coloro che magari non sono attenti alle cronache che Gabriele Florindi si trova al suo secondo mandato da sindaco, da primo cittadino di Città Sant'Angelo, perché ultimamente forse avrà avuto qualche piccolo battibecco dal momento che sono andati via tre elementi della maggioranza, sono usciti un assessore e due consiglieri, tra l'altro anche un vice sindaco, sì. Alice Fabiani, sì. Come mai? Beh, come succede diciamo in tutte le buone famiglie, ci sono a volte dei punti di vista divergenti e questi punti di vista divergenti portano a volte a dei dissidi. Purtroppo c'è stato un punto divergente su una problematica e... La possiamo ricordare? Sì, diciamo ecco, la problematica era legata alla società partecipata Linda, dove questi miei compagni di viaggio sostenevano che l'amministratore della società non era Guido La Torre, non era più all'altezza di guidare questa società e quindi mi chiedevano le dimissioni. La sua testa? Diciamo le dimissioni. Diciamo così. Ovviamente se da un punto di vista politico questo poteva essere anche diciamo condivisibile, da un punto di vista pratico io devo avere dalla parte mia la ragione per poter fare un qualcosa del genere. Perché lei l'ha presa come un ricatto vero e proprio. Diciamo che io nutro ancora molta stima di questi miei ex compagni e attuali diciamo, componenti del Consiglio Comunale, perché li ritengo persone oneste sia sotto il punto di vista politico che intellettuale. Dunque liberi e uguali, no?
No, il gruppo di Città Sant'Angelo, sì, i tre fanno parte del gruppo Libri UE, sì. Ex comunisti italiani e MDP che si sono uniti su un certo, sì. Libri Uguali. Però, ecco, ripeto, secondo me ci deve stare, anche in virtù degli ultimi accadimenti politici, ci deve stare sicuramente un momento di riflessione e un momento di ragionevolezza per far sì che si ricompatti più forte di prima il centro-sinistra Città Sant'Angelo. Qualcuno ha anche detto che lei ci è rimasto molto male, perché soprattutto nei rapporti politici con la Fabiani lei non si aspettava questo comportamento, perché in molti dicevano che lei la stava preparando per la sua successione tra qualche anno. È vero? Ma allora, io non posso preparare nulla, perché comunque i candidati sindaci li scelgono prima i partiti e poi li eleggono i cittadini. Non ci sono rimasto male, tant'è che io conservo sempre i rapporti umani intatti e indelebili. Certamente ogni, diciamo, scelta, ogni situazione porta anche delle conseguenze, quindi ovviamente ognuno è artefice del proprio destino, sia nella vita normale e sia anche in politica. Però ad oggi, sindaco, loro, questi tre dissidenti, l'hanno lasciata con una maggioranza risicata. Se non andiamo errati, ha un solo consigliere in più su cui basare, sì, il futuro, sì, siamo, dell'amministrazione. Siamo diciamo in totale, con il gruppo del PD più io, siamo in nove. Quindi siamo, e otto dall'altra parte. Sì, siamo proprio. Però, ecco, ripeto, va da sé che il gruppo dei dissidenti ha anche detto che supporterà l'amministrazione comunale anche in futuro, sempre sui dettami del programma elettorale che abbiamo condiviso. Ecco, anche perché a giorni ci sarà da fare i conti con l'approvazione del bilancio. Sì. Come vi state preparando? Beh, diciamo che l'approvazione del nostro bilancio è la fotocopia di tutti i bilanci degli enti comunali, perché abbiamo, diciamo, dovuto lottare con un taglio di risorse provenienti dallo Stato, e soprattutto oggi diciamo, registriamo una grandissima ed altissima evasione di tasse non pagate per la pesante crisi che attanaglia l'Italia non da oggi ma bensì da un decennio. Quindi un bilancio lacrime e sangue. È un bilancio lacrime e sangue, prettamente tecnico, che ci sta mettendo nelle condizioni di dover vendere tutti i gioielli di famiglia purché di far quadrare i conti. D'altronde il bilancio comunale è identico al bilancio delle nostre famiglie. Se non abbiamo entrate e purtroppo dobbiamo avere delle uscite, faccio riferimento al sociale, le spese fisse del personale, al sociale, dove noi non vogliamo dire assolutamente di no e quindi vogliamo in qualche maniera, diciamo, dare delle risposte, e questi portano purtroppo a delle uscite obbligatorie. Ecco, parliamo del bilancio più nel dettaglio. Quali novità per il resto presenta il bilancio che sottoporrete all'attenzione del Consiglio Comunale tra pochi giorni? Il bilancio porta soltanto, come hai detto tu, sacrifici, perché nella parte dell'investimento abbiamo ben poco sulla spesa corrente. Potremmo, ecco, soltanto basarci su assunzioni di alcuni mutui per delle opere importanti e urgenti, tipo per esempio la manutenzione delle strade, che in questi ultimi anni abbiamo lasciato un po' dietro, prima di tutto perché abbiamo scelto di investire sulle scuole. Infatti abbiamo quasi la totalità delle scuole di Città Sant'Angelo,
messe a norma e abbiamo anche costruito delle nuove scuole, ma anche perché dal 2013, 2015, 2017 abbiamo avuto tre eventi catastrofici a livello calamitoso che ci hanno procurato quasi 2 milioni, 3 milioni di danni che purtroppo nessuno ci ha potuto rimborsare, quindi su quel fronte ci troviamo un po' indietro. Quindi quest'anno con l'annualità 2018 abbiamo già fatto un primo intervento e nell'annualità 2017 abbiamo fatto un primo intervento e in questa annualità 2018 faremo ulteriori interventi tutti sulle strade. Cosa le risulta? I tre dissidenti voteranno il bilancio, lo possiamo dire agli amici telespettatori? Questo non lo so perché dipende da loro. Di certo noi condivideremo con loro il bilancio, ci sarà un incontro a breve e spiegheremo anche a loro quali sono state le motivazioni e quali sono i punti cardine del bilancio stesso. Per il resto, ecco, a parte questa nota che bisognava affrontare questo argomento scottante da un punto di vista politico, sempre seduti comodamente qui nello spazio ristorante dell'Iper Pescara a Città Sant'Angelo, dove ci troviamo in compagnia del primo cittadino, parliamo anche di questo grande risultato raggiunto a livello turistico dal centro angolano, perché siete la prima città italiana, addirittura tra i primi 5 centri del mondo in una classifica capitanata, guidata da Lisbona, quindi dalla capitale del Portogallo, per il rapporto qualità-prezzo e per le alternative che può offrire un centro come Città Sant'Angelo a tutti i visitatori che arrivano e continueranno sicuramente ad arrivare qui da voi, anche perché di Città Sant'Angelo ne hanno parlato tutti gli organi di informazione, dai telegiornali della RAI a quelli Mediaset, tanti programmi che hanno fatto luce sulle bellezze, sulle peculiarità di Città Sant'Angelo. È contento, è soddisfatto? Io sono molto soddisfatto, molto contento, anche perché dietro c'è un grosso lavoro. E voglio anche sottolineare il fatto che Città Sant'Angelo è la ciliegina sulla torta, qui chi è in ballo è l'Abruzzo e quindi è l'Abruzzo che fa la differenza, la bellezza dell'Abruzzo. Città Sant'Angelo ha avuto la fortuna, grazie alla Camera di Commercio di Pescara Chieti e in maniera particolare a una persona che non c'è più, il presidente Daniele Becci, con il suo commercio estero, che ha saputo individuare nei tempi passati dei tour operator e dei giornalisti che hanno riportato e hanno saputo riportare le bellezze e le peculiarità dell'Abruzzo stesso. Quindi Città Sant'Angelo è stata fortunata perché si colloca strategicamente anche in una posizione poliedrica, nel senso che a 5 minuti c'è il mare, a mezz'ora può avere la montagna a Passo Langiano dove si scia e si guarda il mare e poi è un piccolo paradiso terrestre. Ecco, diciamo che grazie a chi mi ha preceduto, grazie all'attuale amministrazione e grazie soprattutto ai cittadini abbiamo saputo conservare adeguatamente il nostro territorio, perché Forbes ci premia proprio per la conservazione del territorio. Anche perché poi ricordiamolo pure, perché è doveroso farlo, è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte autorevolmente di questa associazione. Beh, questo è un riconoscimento che abbiamo già dal 2009, come abbiamo il riconoscimento delle città SLO, come città SLO, città del buon vivere, abbiamo il riconoscimento della città del vino, abbiamo riconoscimento della città dell'olio e diciamo che per noi questo è una città dove si vive bene, lo testimoniano gli ultracentenari lei ha festeggiato adeguatamente. Anche questo è un nostro bel primato, abbiamo tanti ultracentenari, quest'anno nel 2018 ne festeggeremo altri e come ti ho detto nell'ultima intervista, no purtroppo sono tutte donne, perché giustamente ci aspettiamo anche degli uomini, la donna ha più vita dell'uomo perché è una parte importante e predominante della famiglia. Se l'aspettava tutto questo risalto? Lei ha anche riunito gli imprenditori di Città Sant'Angelo, perché questo riconoscimento deve essere il punto di riferimento, ma soprattutto uno stimolo a fare ancora meglio. Beh, io mi auguro che quella prima riunione fatta con gli imprenditori abbia un seguito. Infatti in questi giorni stiamo elaborando dei programmi sui quali ci cimenteremo e dove chiederemo aiuto
a questa classe imprenditoriale illuminata che è la classe imprenditoriale angolana, ma anche in questo io voglio soffermarmi dicendo che quando dico l'Abruzzo, anche se ci sono degli imprenditori di altre località che vogliono partecipare a questo progetto, io li invito a contattarci perché c'è lavoro per tutti. Se è vero come è vero, Sindaco Florindi, che lei vive Città Sant'Angelo 365 giorni l'anno e H24, perché lei è onnipresente e lo dicono, lo riconoscono praticamente tutti. Lei è innamorato, come è giusto che sia e come dovrebbero essere tutti i primi cittadini. Purtroppo non accade sempre così. Comunque, a parte questo particolare, cosa manca a Città Sant'Angelo per essere davvero una città, tra virgolette, perfetta? Se l'hai mai chiesto? Ci ha ragionato, certo, ci ha riflettuto, certo, cosa certo. Manca a Città Sant'Angelo? Perché le bellezze naturali sono davvero a portata di mano. Città Sant'Angelo è una città dell'Abruzzo, è una città dell'Italia e manca, diciamo, un po' più di lavoro, un po' più di serenità per le famiglie e un po' più di certezza a chi ha il lavoro che possa mantenere questo punto di riferimento. Dopodiché diciamo che un occhio di riguardo va rivolto ai giovani, perché comunque molte volte ci riempiamo la bocca di questo, diciamo, di questo titolo, di questo nome, però effettivamente si fa molto poco. Una cosa importante che è il futuro di tutto ciò, a corollario di tutto ciò, noi dobbiamo badare all'ambiente, cioè dobbiamo badare a preservare questa bellezza che ha Città Sant'Angelo e questa meravigliosa bellezza che ha l'Abruzzo intero. Ma tutti questi centri commerciali, ci dica la verità, hanno portato davvero i benefici sperati alla collettività angolana o ci si aspettava qualcosa di più? Ma guarda, io non è che voglio essere... Faccia finta che non ci sentono. Io non voglio essere... Sono arrivati gli anellini alla pecorara, piatto storico delle tradizioni culinarie abruzzesi. Io non voglio essere di parte e né voglio fare il ruffiano perché mi trovo all'Iperpescara. L'Iperpescara è una delle aziende più sane che abbiamo in Italia, non a Città Sant'Angelo, è un'azienda... Made in Italy, completamente italiana, con un unico proprietario che è Marco Brunelli e con un i suoi grande imprenditore, con, grande, i suoi, con, i suoi, con i suoi dipendenti completamente e totalmente formati dalla società Iper, tant'è che ogni dipendente che ha la fortuna di lavorare per l'Iper in qualsiasi momento decide di aprire una propria attività, dal panificio al macellaio oppure altri tipi di attività, lo può fare perché la società li forma in maniera adeguata. Ed è questa la scommessa sulla quale ha puntato la società e ha puntato questo illuminato imprenditore che è Marco Brunelli, che è colui, tra parentesi, che si è inventato la grande distribuzione in Italia. Poi io ho la fortuna di avere altri imprenditori importanti a livello non solo nazionale, non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Abbiamo un centro commerciale all'ingrosso dell'Ibisco dove ci sono veramente dei negozi eccellenti. Come non poter dire acqua e sapone della famiglia Barbarossa, l'Outlet Village e tanti altri imprenditori che non Città Sant'Angelo non dovrebbe avere problemi di occupazione, sindaco. Ma Città Sant'Angelo, diciamo, negli anni 90 quando è arrivato l'Iper ha avuto un grandissimo diciamo serbatoio di posti e di posti, quelli buoni, non quelli precari che purtroppo, ahimè, esistono oggi. È la stabilizzazione di queste centinaia di persone che non hanno riguardato soltanto Città Sant'Angelo ma tutta la provincia di Pescara, hanno fatto sì che questi giovani hanno potuto fare famiglia. Io quando hanno aperto vedevo questi giovani ragazzi che oggi hanno lavorato per 25 anni all'interno dell'Iper e sono diventati padri di famiglia e li riconosco ancora e questo è motivo di grande orgoglio. Ma così, ripeto, in tutte le altre realtà di Città Sant'Angelo dove ci sono
a capo degli imprenditori sani e onesti e che tengono in maniera particolare al bene dei propri assunti. D'altra parte qui gli spazi non mancano, io la esorto ad assaggiare questi anellini alla pecorara che sono semplicemente deliziosi. Complimenti allo chef dell'Iper Pescara che ci ha preparato davvero buono. Un pranzetto niente male, davvero qui si mangia alla grande nello spazio ristorante dell'Iper Pescara di Città Sant'Angelo all'interno del centro commerciale Pescara Nord. Io però non le vorrei far andare il boccone di traverso, caro sindaco, caro primo cittadino, perché io ricordo la campagna elettorale che anticipava il suo trionfo, il suo secondo trionfo, in cui si diceva, tra l'altro, tra i temi, i programmi della nuova amministrazione ci sarebbe stato il porticciolo turistico e addirittura si era parlato anche di nuovi trabocchi, di nuovo spazio sul litorale angolano. Un progetto che mi rimase davvero impresso nella mente e che potrebbe far fare davvero il salto di qualità a Città Sant'Angelo, perché molti angolani continuano ad andare altrove al mare, continuano ad andare a prendere il sole a Silvio, a Montesilvano o a Pescara. E allora cosa bolle in pentola? Allora, innanzitutto noi nel 2014 abbiamo voluto puntare sulla nostra parte che è bellissima del mare. Abbiamo anche fatto un ripascimento che ha riportato la presenza di tanti turisti, tant'è vero che riuscimmo a rifare delle spiagge dove apportando della nuova sabbia, dove nel 2014 abbiamo avuto una grande frequentazione. Però purtroppo il nostro litorale ha un problema che è l'erosione. Abbiamo insieme all'ex sindaco di Silvi Gaetano Vallescura Francesco Comignani siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 4 milioni di euro per la difesa della costa di Silvi e Città Sant'Angelo. Purtroppo questi lavori non so per quale motivo si sono bloccati e stanno ritardando questo importante intervento, perché se non ci difendiamo dalle mareggiate non potremo mai avere un litorale degno di questo nome. A questo punto che cosa succede? Nel 2016 si è fatta avanti una società, un fondo che ci ha segnalato e ci ha promosso questo progetto di porto turistico. Stranamente questo progetto di porto turistico... Un trabocco, giusto se non vado errato? No, il trabocco era nel piano spiaggia che volevamo fare, sì, che è un'altra cosa. E questo porto turistico invece ci veniva proposto proprio per far decollare in maniera definitiva il nostro litorale. Perché? Perché non solo il porto turistico porterebbe turismo, ma farebbe anche quella difesa, perché viene fatta a largo, quella difesa della costa che in breve tempo ridarebbe una spiaggia fruibile al nostro litorale. La conferenza di servizi si è fatta, l'iter sta andando avanti, soltanto che si è non bloccato l'iter e quindi è calato l'interesse, ma ci sono stati dei pareri contrastanti e in maniera particolare delle posizioni di contrasto che in qualche maniera hanno fatto raffreddare l'interesse degli imprenditori stessi. Però, ripeto, la procedura non è ferma. Io giustamente avrei avuto il piacere di portarlo a termine e di inaugurarlo, però spero tanto che questo progetto non venga abbandonato definitivamente. Lei lo sa che a tavola si dicono le migliori verità. E allora noi cerchiamo di essere, come sempre, molto, molto leali e sinceri. In genere si parte a razzo nel primo mandato e poi nel secondo mandato i suoi colleghi cercano di tirare i cosiddetti remi in barca per cercare di amministrare la situazione e guardare al proprio futuro. Lei è partito davvero con tanto entusiasmo nel suo primo mandato, ha realizzato tante opere pubbliche, ha fatto davvero le cose in grande malgrado le difficoltà economiche, le ristrettezze di bilancio.
in questo secondo mandato dicono dai banchi dell'opposizione che ha rallentato l'azione amministrativa. Lei condivide questa critica? Ovviamente l'opposizione che cosa potrebbe dire secondo te? Ovviamente, ognuno fa il suo lavoro. Sono molto bravi perché si studiano le carte, sono molto bravi nella comunicazione e devo dire che Città Sant'Angelo ha una buona opposizione, però giustamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Come è successo sempre. Io, a differenza degli altri, a differenza delle persone che molte volte si divertono a scrivere su Facebook oppure a lamentare chiacchiere, io devo fare i fatti e quindi alla fine del mio mandato io stilerò un programma, stilerò un racconto, un documento di quello che abbiamo fatto insieme con la mia squadra, sia la prima e sia anche la seconda. Ma è più soddisfatto dei 5 anni del primo mandato o di questo scorcio di seconda legislatura? Io sono soddisfatto dell'intero mio mandato, sia del primo che del secondo, perché ricordo a tutti coloro che ci ascoltano, per me fare il sindaco a Città Sant'Angelo era un coronamento di un sogno, però è vero anche che mi sono scelto il periodo peggiore che mi potevo scegliere, con una crisi e con una recessione da spavento. Se ci fosse stato il periodo famoso delle vacche grasse, Città Sant'Angelo non solo avrebbe il 6° posto al mondo da una rivista americana, ma avrebbe tanto molto di più di quello che, perché le idee le avevamo. Noi, ti faccio un esempio, abbiamo dalla società RFI anche una fermata, stazione ferroviaria a Marina di Città Sant'Angelo, approvata. Questo non lo sapevo. Non abbiamo soldi e fondi per realizzarla, perché noi abbiamo una posizione strategica, noi abbiamo l'uscita del casello autostradale per il quale io mi ero battuto per l'arretramento e purtroppo chi doveva non ha saputo cogliere questa bellissima cosa. Abbiamo il casello autostradale vicino, abbiamo la possibilità di fare una fermata ferroviaria, abbiamo la possibilità di fare un'area di interscambio. Sarebbe un risultato identitario. Per una mobilità intelligente, per una mobilità anche ambientale, a livello ambientale compatibile. Quindi. Sindaco, ci faccia una confidenza, perché purtroppo il tempo è come al solito tiranno. Prima della chiusura del suo secondo mandato, cosa vorrebbe realizzare, cosa vorrebbe lasciare alla sua tanto amata collettività? Beh, intanto ultimare le opere, ultimare il discorso iniziato per le scuole, e quindi fare compilare il programma definitivo. E poi finire il discorso del turismo. Nel 2009, quando siamo andati nei borghi più belli d'Italia, Città Sant'Angelo era poco conosciuta. Oggi abbiamo turisti che vengono ogni fine settimana a godere delle nostre bellezze e soprattutto le pallotte cace oro, le mitiche pallotte cace oro. E soprattutto anche a gustare le nostre bontà, come in questo caso noi siamo di fronte a un piatto tipico abruzzese, ma su tutto il territorio di Città Sant'Angelo ci sono ristoranti eccezionali. Lo sappiamo. E quindi l'invito è a tutti quanti di venire. Grazie. A trovarci e di provare con mano quello che noi stiamo raccontando oggi, in maniera tale che possiamo essere poi giudicati. Lo faranno i nostri telespettatori. Sindaco, tra poco assaggeremo in tutta calma, in tutto relax, questo piatto, le pallotte cace ovo, come abbiamo detto, però in tanti si stanno preoccupando, si stanno interrogando sul suo futuro, sindaco, perché dicono che lei è talmente innamorato di Città Sant'Angelo, della città di cui è sindaco, di cui è primo cittadino, che non ha pensato minimamente a cosa farà dopo la fine di questa sua seconda avventura. Allora, io devo ricordare a me stesso che ho ormai una venerenda età e che per tanti anni mi sono adoperato per la comunità, l'ho fatto con molta dedizione, con molta
onestà e con molta trasparenza. Adesso devo iniziare a pensare anche un po' alla mia famiglia, specialmente ai miei due figli, che hanno bisogno di un aiuto di un genitore. Ho già mia moglie, che è eccezionale, che fa il suo. A livello politico... In regione? A livello politico in regione non dipende assolutamente da me, dipende prima, come ti dicevo all'inizio dell'intervista, dal partito che ti deve designare perché crede in te, e poi dipende dalla gente e dal popolo che ti deve eleggere e votare. Se il partito, il mio partito, che è il Partito Democratico, mi chiede questa candidatura, perché me l'ha chiesta già nel 2004 e allora era una candidatura di servizio, adesso mi chiede questa candidatura per rappresentare l'Abruzzo, la provincia di Pescara, Città Sant'Angelo in regione, io sarei onorato di fare questo, però ripeto, me lo deve chiedere il partito. A proposito del partito, il Partito Democratico, ce la facciamo in pochi secondi a commentare questa debacle del Partito Democratico alle ultime elezioni politiche? È semplicissimo, e proprio te lo dico in brevissimo tempo. Il partito che governa non è stato mai rieletto. Il Partito Democratico ha governato e ha pagato lo scotto che ha governato, forse a detta di tanti, anche male. Io ho votato Partito Democratico perché ci ho creduto, ci credo ancora, e credo che una nazione come l'Italia non possa fare a meno di un partito come il Partito Democratico. Le elezioni politiche del 4 marzo scorso, che ripercussioni potranno avere nelle future consultazioni elettorali qui in Abruzzo e nelle varie amministrazioni comunali? Allora, sono competizioni completamente diverse, le competizioni amministrative da quelle politiche, quindi ci sono situazioni e varianti che la fanno da padrone. Perché? Perché ad esempio nelle regionali bisogna scrivere Florindi, e quindi il cittadino sceglie il suo candidato. A livello nazionale hanno eletto degli illustri sconosciuti apponendo soltanto la croce su un emblema. Io scommetto che tanti milioni di elettori hanno votato ma non sanno chi hanno mandato in Parlamento. Al buon intenditore poche parole, ci hanno lanciato il time out dall'altra parte delle nostre telecamere, quindi per il momento noi la ringraziamo e la salutiamo cordialmente. Sindaco, è stato davvero molto disponibile, quindi salutiamo Gabriele Florindi, sindaco di Città Sant'Angelo, ospite graditissimo del nostro programma nella sala ristorante dell'Iper Pescara, una struttura che vi aspetta tutti i giorni a pranzo per farvi assaggiare, gustare quelli che sono i piatti che hanno fatto la storia della cucina tipica abruzzese, una struttura a completa disposizione, poi ampi spazi con prodotti a chilometro zero, tante offerte tutti i giorni, e poi come vedete abbiamo l'uovo di Pasqua proprio in occasione di queste imminenti festività, dove è possibile, pensate un po', anche scegliere il regalo da mettere dentro l'uovo e far felice i vostri cari. Davvero una bella iniziativa della grande famiglia Iper, che vi aspetta tutti i giorni per la spesa conveniente, la spesa intelligente, quindi grazie all'Iper Pescara per averci ospitato e per poter dar vita a questo programma che mi auguro possa essere stato di vostro gradimento. Grazie, quindi, grazie. Un saluto al sindaco Gabriele Florindi, un saluto a tutto lo staff dell'Iper Pescara che vi aspetta tutti i giorni a Città Sant'Angelo all'interno del centro commerciale Pescara Nord. Grazie a voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407.